È stata inaugurata la Casina Pompeiana in Villa Comunale a Napoli la terza edizione della mostra concorso fotografico Scambio di Visioni, promosso dal gruppo Imprese Sociali GESCO, quest'anno dedicata al tema sociale. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 7 luglio, dal lunedì al sabato, ed eccezionalmente alle 17 di sabato 27 giugno e domenica 28 giugno, in occasione delle manifestazioni Un lungo mare di libri. A prendere parte al vernissaggio il direttore di GESCO Sergio D'Angelo, la fotoreporter e curatrice del progetto Eliana Esposito e alcuni degli autori delle fotografie in mostra. 17 gli scatti in esposizione, istantanee provenienti da diverse parti d'Italia e del mondo, che raccontano storie di bambini, migranti, anziani, persone disabili, vite ai margini e solitudine, ma anche la positività degli incontri multiculturali. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Alessandra Del Giudice, una delle curatrici della mostra. Corso internazionale, però ci hanno inviato fotografie, insomma fotografi italiani, benché qualcuno viva anche all'estero. E, delle tante foto che ci hanno inviato ne abbiamo selezionate 17 e i vincitori sono tre, cioè sono quattro, quindi due a pari merito per il terzo posto. I temi sono i più vari, quindi si va appunto dai ragazzi in difficoltà dei quartieri difficili di Napoli, che è la foto vincitrice di Renato Orsini, alla prostituzione, anche alla diversità, questo è il caso del terzo posto, insomma, che è un primo piano molto bello che si è aggiudicato il terzo posto, ma anche c'è uno sguardo invece colorato e gioioso all'integrazione culturale, quindi allo scambio con le altre culture, alla solidarietà, quindi anche all'amore magari tra persone con una disabilità, quindi veramente molto 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 variegato.